Amare la vita, viverla pienamente, affrontare le difficoltà che inevitabilmente si presentano con determinazione e serenità. E questo è il messaggio del libro Tacco 12, in bilogo sulla vita, di Anna Conte, architetto di Latronico con la passione per la scrittura, presentato sabato pomeriggio al Monna Lisa Museum di Lago Negro. Anna ha vissuto il dramma dell'anoressia e della bulimia e successivamente della sclerodermia, una malattia altamente invalidante che colpisce la pelle e in alcuni casi anche gli organi interni. Nasce dalla necessità di tirare fuori un po' le ansie e le angosce che mi portavo dentro da ragazzina. Stavo attraversando un momento particolare della mia vita di tristezza e allora ho deciso di mettere giù i miei pensieri, le mie angosce, le mie ansie e ne è venuto fuori questo libro. Nel libro, presentato a Lago Negro con la professoressa Agnese Belardi, la giornalista della Nuova del Sud Mariolina Notargiacomo e la psicologa Tiziana Oliva, Anna Conte affronta anche alcuni aspetti delle condizioni femminili, dal tradimento alla sopraffazione alla violenza. La donna è il frutto di violenza psicologica, fisica, sopraffazioni, alle quali molte volte deve soccombere per via di una mancanza di autonomia che non è soltanto economica ma anche e soprattutto culturale, che ha radici difficili da estirpare. Situazioni che vedono la donna spesso sopportare, ha spiegato la dottoressa Oliva, perché la violenza psicologica va a ledere l'autostima della donna, la sua capacità di pensare a sé e di garantirsi una protezione. Dai dati recenti, ha sottolineato la giornalista Notargiacomo, si evince che una donna su tre, dai 16 ai 70 anni, ha subito violenza. Il 2013 è stato un anno nero, con 179 vittime di femminicidio, una ogni due giorni. Da qui, ha evidenziato Notargiacomo, l'importanza della denuncia e dell'informazione. Il messaggio per le donne è di vivere la loro vita sempre, amarla, essere sempre se stesse nonostante tutto, lottare, amare tutto ciò che ci circonda, ma soprattutto amare noi stesse per essere in grado poi di donarci completamente agli altri.